Allora, noi porteremo avanti i suoi sogni, i suoi ideali, i valori di Aeve. Non cambia questo, non cambia lo stato d'animo, non cambia l'amore per la cultura, non cambia l'amore per l'Europa, non cambia l'amore per il bene comune. Noi porteremo avanti con forza queste tre cose, cultura, Europa, bene comune, che erano la sua forza, che era la forza che lei ha portato avanti. Chiaramente è un seme quello che Pia ha messo nel terreno, ma è una radice. Ecco, se noi vogliamo immaginare una pianta, Pia è la radice di questa pianta, quindi il passato, ma non dobbiamo mai dimenticare che la radice di una pianta è la vita della pianta di oggi e i fiori che nasceranno domani. Quindi quello che è stato fatto germoglierà nel presente e nel futuro. E noi siamo qua, qui, oggi, 40 persone. Abbiamo lavorato ininterrottamente dal 26 giugno ed è il nostro modo per dirle grazie. Porteremo avanti il tuo lavoro ed è il nostro modo per dirti grazie. Questo è il modo che noi abbiamo. Ma possiamo renderla felice? Io dico di sì, pienamente felice. Io dico di no. E perché? Che cosa vorrebbe da Loredana, dagli altri? Pia mi chiederebbe, Loredana, io vorrei che tu fossi te stessa. Quello la renderebbe felice. Perché lei mi diceva, io sono felice quando ti vedo felice. E qual è il modo per essere felice io interpretando questo modo? Che non la imito, che non cerco di imitare lei, ma cerco di essere me stessa. Questo la renderebbe pienamente felice. Loredana se stessa nell'interpretazione di questo modo. Però non Pia nel cuore, con i suoi valori, con i suoi ideali. Questo lo farò, questo lo faremo. Instancabilmente, perché il suo amore dell'Europa è il mio, il suo amore per la cultura è il mio, ma io ho una personalità diversa e io immagino che lei mi dica vai Loredana per quella che sei, e io sono felice se tu sarai come sei. Questo lo faremo in maniera di stessa, perché rappresenta la gratitudine più grande ad una persona che aveva un pensiero così fine, così acuto sulla vita e sul mondo. Non la imiteremo, non cercheremo di imitare lei come era, perché io sono diversa da lei, sono me stessa, ecco il dono che io ho.